Ciao amico visionario, amico di visionair.fm, io sono Lauretta Buffa e ti ringrazio per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio delle Vision News. Oggi parliamo della voce di Darth Vader che cambia per restare uguale per sempre. James Earl Jones, attore 91enne che ha prestato la voce al personaggio per 45 anni, infatti ha accettato di passare il testimone ad un'intelligenza artificiale in grado di pronunciare le battute sempre con lo stesso inconfondibile timbro. Tutto ciò è possibile usando il software della startup ucraina Respeecher. La Skywalker Sound, che si occupa dell'audio delle produzioni della saga di Star Wars, ha già usato questo tipo di effetto speciale, se vogliamo chiamarlo così, e lo ha usato per generare la voce della versione più giovane di Luke Skywalker in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, disponibili su Disney+. Usando delle parole dette dalla voce dell'attore Mark Hamill estratte da trasmissioni radiofoniche, interviste, doppiaggi. Per carità, posso capire la necessità di invecchiare o ringiovanire una voce, ma crearla rubando di fatto pezzi di discorsi pronunciati dagli attori, ecco, non mi sembra eticamente una gran cosa. D'altra parte però in questo caso è anche vero che James Earl Jones, 91enne, in alcune interviste ha spiegato che vorrebbe mantenere in vita Lord Vader, ma che per lui sarebbe anche arrivata l'ora di abbandonare il personaggio e la produzione si verrebbe così a trovare nella necessità di trovare una soluzione. Per scoprire altre novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionair.fm oppure seguimi sul canale YouTube, su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Alla prossima Vision News. Ciao ciao!